Oggi a Sorsi di Benessere vi voglio presentare un'acqua dalle proprietà depuranti e diuretiche. Perché? Grazie al basilico, alle fragole e al succo di aloe. Il succo di aloe è considerato un vero e proprio superfood. Numerose ricerche scientifiche hanno messo in luce proprio il potere detox del succo di aloe vera, come anche proprio aiuta ad eliminare le tossine. Quindi noi sappiamo che le tossine sono nei nostri nemici. Come si prepara? Prendiamo delle fragole, mi raccomando, lavatele bene, possibilmente scegliete fragole non trattate, anche con acqua e bicarbonato, perché queste qui andranno poi messe all'interno di una brocca con dell'acqua oligominerale, quindi un residuo fisso che trovate sull'etichetta sotto i 500 mg. Mettete le vostre fragoline, le potete fare a pezzi. Spesso mi chiedete: ma poi la frutta si può mangiare? Assolutamente sì, la potete poi mangiare. E poi inseriamo dentro dei rametti di basilico. Anche questo, mi raccomando, lavatelo bene. E poi lasciate in infusione quest'acqua per almeno 3-4 ore, in modo tale che possa assorbire bene tutti i principi, tutte le proprietà nutrizionali dei nostri ingredienti. Infine, eccolo qua, un misurino di succo di aloe vera. Mescolate bene, lasciate riposare in frigorifero e poi potete sorseggiare durante tutta la giornata. Anche le fragole sono diuretiche, sono ricche di vitamine, in particolare di vitamina C, sono antiossidanti e sono anche molto golose. Questa è un'acqua buona, benefica e anche golosa.